Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Finalmente sono arrivati un po' di pacchetti da aprire insieme. Sicuramente il più importante lui mi è arrivato proprio ieri. Ma prima di cominciare con l'unboxing di oggi voglio ringraziare lo sponsor che ha permesso questo video, che è l'applicazione Switch. Switch è un'applicazione che fa parte della famiglia Skysoft, che vi permette con un semplice click di trasferire i dati da uno smartphone ad un altro. Sapete benissimo, visto il mio lavoro, il continuo cambio di smartphone, quanto sia importante fare tutto ciò in modo rapido e semplice. Un altro punto molto importante di questa applicazione è che non utilizzerete il vostro hard disk fisicamente per trasferire i dati da uno smartphone ad un altro, ma il tutto verrà effettuato automaticamente, passeranno i dati da un dispositivo all'altro, e questo è molto importante perché innanzitutto voi non vedrete quello che state trasferendo, ma solo la quantità di file, e non resterà nessuna traccia all'interno del vostro computer, preservando in qualche modo la privacy di chi vi ha chiesto proprio un aiuto anche per il trasferimento dei dati. Come al solito vi lascio qui sotto in descrizione il link per scaricare la versione di prova di questa applicazione e poi eventualmente decidere se acquistarla oppure no. Ma adesso basta chiacchiere, basta app e cominciamo ad aprire questi quattro pacchettini. Ma cominciamo con questi due, che credo che al suo interno ci sia effettivamente la stessa identica cosa. Ne ho chiesti due all'azienda perché credo siano due oggettini molto molto carini. Uno lo voglio regalare a mio nipote, ma andiamo a vedere quello che c'è al suo interno, perché io li ho già visti in un altro video di un mio collega e sembra davvero molto molto carino. Cominciamo ad aprire il primo, eccolo qui, buttiamo via il cartone, apriamo il secondo, eccolo qui. Sono due scatolette, ne apriamo una sola perché l'altra credo sia identica, e quindi vediamo un po' cosa c'è al suo interno. Guardate che confezione carina. Qui sopra, sì, effettivamente avevo ragione, c'è proprio il disegno del piccolo altoparlantino, molto molto particolare come design, interessantissimo perché almeno si discosta un po' a quello che siamo abituati. Eccolo qui, wow che piccolo, sì, fantastico. Ed eccolo qui ragazzi, è un piccolo altoparlante Bluetooth di una marca impronunciabile, quindi vi lascio direttamente il link qui sotto in descrizione. È completamente di plastica, ma sembra in legno, in finto legno. È davvero molto carino da vedere come design, è sicuramente interessante, ed è una piccola cassa Bluetooth da portare in giro. Ma datemi un attimo perché la collego, sono davvero curioso. La connessione con i vostri smartphone è semplicissima, basterà premere il tastino qui frontale, no? Questo qui più scuro, si accende un piccolo LED azzurro, lampeggia, lo ricercate con il Bluetooth del vostro smartphone e di un attimo sarà connessa. Ma facciamo partire un brano perché sono curioso di sentire un po' il volume e la qualità. Beh, devo dire la verità che per le dimensioni e anche per l'estetica sicuramente è un prodottino da promuovere. Certo, non aspettatevi chissà che bassi, non aspettatevi chissà che volume visto le dimensioni, ma sapete perché l'ho presa? Perché me la sono fatta inviare. Voi dovete sapere che la mia Fiat Punto, la mia cara Fiat Punto, che probabilmente avete già visto in diversi video, non è una macchina smart, non ho possibilità di ascoltarmi Spotify direttamente nella radio dell'auto, quindi la porto in macchina, la attacco sullo specchietto, la lascio lì e così magari posso ascoltarmi qualche podcast o direttamente un po' di musica da questa. E per il prezzo che costa, ragazzi, sì, è davvero molto carina. Vi lascio il link qui sotto in descrizione eventualmente se volete acquistarne una. E adesso passiamo al secondo prodotto. Il secondo articolo arriva da un ufficio stampa, lo sto aspettando da un sacco di tempo e mi è stato detto sì, te lo inviamo, non ti preoccupare Gesualdo, arriva, e finalmente è arrivato, è qui dentro. So che è lui perché ho visto la bolla, ho visto il mittente e gli mittenti con questo nome ne conosco uno solo, quindi ero certo fosse questo il prodotto che mi interessava. Ed eccolo qui ragazzi, spostiamo un po' il cartone. Questa è una bellissima telecamerina targata Easywiz, però è una di quelle molto molto particolari in quanto è ricaricabile, va collegata all'esterno e vi permetterà di fare un po' di mettere sotto controllo casa vostra, l'esterno di casa vostra, senza bisogno di tirar cavi. È wifi, ovviamente tutti i protocolli standardizzati per utilizzarla, quindi in modo più che sicuro. Andiamo a vederla esteticamente perché io l'ho vista velocemente ad una presentazione e quindi vediamo anche il contenuto della scatola. Manualino di istruzioni, qui c'è il caricatore per ricaricare la batteria della telecamera ed eccola qui ragazzi. Sì, assomiglia tantissimo a qualcosa che ho già visto, ma è davvero molto molto bella, sembra anche
costruita piuttosto bene. La qualità comunque di Iswitz la conosco già perché ho diversi prodotti in casa di questa azienda. Qui c'è la batteria che servirà, no, per alimentare ovviamente la telecamera. Andrò a collegarla nei prossimi giorni, così eventualmente vi porterò un video completo magari di tutto quello che è l'impiantino dentro casa mia, e vi farò sapere anche la durata della batteria. Qui ci sono i classici attacchi per ovviamente collegarla a muro, e quindi senza bisogno di lasciarla lì stabile, perché come vedete qui dietro c'è il magnete, no? Quindi fissate questo ad un trave, ad un muro e quant'altro, dopodiché una volta connessa da qui non avrete nessun problema, non cadrà, perché ragazzi questo magnete è pazzesco, è durissimo, ma soprattutto potete posizionarla in diversi modi, quindi per avere un'ampia visuale e un'ampia possibilità di movimento anche una volta fissata. Poi dopo qui ci sono i classici tassellini per connetterla e quant'altro. Davvero molto bella questa telecamerina, non vedo l'ora di collegarla, ricaricarla e provarla all'esterno qui della mia abitazione per avere qualcosa in più a livello smart da testare, ma soprattutto per tenere in sicurezza casa mia, perché ragazzi comincia ad esserci parecchia roba qui dentro. E questo finalmente è il terzo prodotto, questa volta me lo sono ordinato, non è arrivato da nessun ufficio stampa, ero davvero curioso di vederlo, di provarlo, soprattutto perché mi è stato chiesto da un collega, quindi l'ho acquistato per lui, potrò provarlo per un po' di giorni per poi magari dirvi cosa ne penso. Lui è l'articolo più economico che potrete acquistare di tipo smart di buona qualità se volete uno smartwatch figo 2019. Quindi andiamo a vedere insieme cosa c'è all'interno della confezione di vendita del nuovo Tic Watch E2. Quindi apriamo la confezione. Arriva direttamente da Amazon, anche di lui troverete il link qui sotto in descrizione. Costa circa, mi sembra, 159 euro questa variante qua, che è l'E2, poi c'è anche la variante sportiva che è l'S2, ma io preferisco il design di questo, che poi è un design che è mancato l'anno scorso, visto che avevano presentato solo un modello un po' più, diciamo, un po' più serioso come design. Andiamo a tirar fuori tutto dalla scatola, poi vediamo anche i vari connettori, i sistemi di ricarica. Mettiamo qui un attimo lo smartwatch, è davvero molto bello il design, mi piace tantissimo questa versione. Il solito caricatore per metterlo in per accenderlo, insomma, per caricarlo, e poi qui i classici manualini di istruzioni. Ma adesso datemi un po' di tempo, lo connetto, lo configuro al mio smartphone e vediamo insieme com'è il display e come gira. Mentre finisce la configurazione vi parlo un po' di quello che è il design, i materiali e magari anche un po' di hardware. Vi dico già che è un po' più grande rispetto al mio Apple Watch, ve lo metto qui a fianco così avete possibilità di vederne le differenze. Sicuramente lui al polso è un po' più ingombrante, se così vogliamo, però è parecchio leggero e soprattutto la cinghietta è molto morbida. Ovviamente queste sono prime impressioni, lo dovrò provare per capire se fa sudare oppure no, però tutto sommato devo dirvi che per quanto riguarda l'aspetto estetico e anche l'indossabilità mi sembra molto molto comodo. Qui sotto, come vedete, ci sono ovviamente i tre piccoli connettori per caricarlo, mentre c'è poi il sensore per il battito cardiaco continuo, quindi ci sarà possibilità di monitorare grazie all'intelligenza artificiale 24 ore su 24 tutti quelli che sono i nostri sforzi fisici, i nostri esercizi. Anche questo dovrò provarlo. Mentre per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, abbiamo una batteria che dovrebbe durare circa il 30% in più rispetto alle versioni precedenti, quindi dovremmo arrivare a circa 2 giorni, almeno questo è quello che mi auguro. Ovviamente anche certificato contro acqua e polvere, addirittura se non vado errato fino a 5 atmosfere, quindi è uno di quei dispositivi che si può tranquillamente utilizzare anche mentre facciamo del nuoto e quant'altro. Se non vado errato, il processore dovrebbe essere un Snapdragon 2100, quindi una versione comunque hardware piuttosto aggiornata. Tutto gira piuttosto velocemente, mi sembra muoversi come al solito, però ovviamente qui ragazzi non è tanto il come gira, ma soprattutto c'è da capire come il display, se si vedrà bene al sole, se il tutto sarà davvero funzionale e soprattutto, cosa più importante, la batteria. Lui costa davvero poco, 159 euro, e soprattutto ha un sistema operativo che ci permette di fare qualcosina in più rispetto magari a tanti altri device che hanno un software proprietario. Lo utilizzerò per un po' di giorni, cercherò di capire effettivamente soprattutto l'autoautonomia come si comporta, e ovviamente a livello sensoristico, visto che ho anche un Apple Watch, quindi potrò confrontarlo un po' e vi farò sapere eventualmente in una recensione completa cosa ne penso. Per oggi ragazzi è proprio tutto, noi ovviamente ci vediamo tra qualche giorno per un prossimo video, e io intanto vi saluto e alla prossima, ciao!